Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo presentare il workshop che si terrà il 16 marzo online in collaborazione con Deborah Lambruschini ed è dedicato al book journal. L'idea dei workshop su Say Paper nasce proprio dal desiderio di provare insieme i prodotti e imparare anche qualcosa di nuovo, insomma legato a quelle che sono le nostre passioni. Quindi questo workshop sarà dedicato al come costruire efficacemente un proprio book journal, ovvero un taccuino che tiene traccia di quelle che sono le nostre letture, che lo si faccia per piacere o per professione, e sarà tenuto da Deborah, che appunto è una docente di letteratura specializzata in letteratura inglese nordamericana, tiene corsi, è una redattrice, insomma di libri ne sa parecchio e tiene un book journal molto ben dettagliato, per cui i suoi consigli saranno utilissimi. Con il book journal è compresa la fornitura del materiale, che comprende un quaderno di Nuna con un elastico e una black wing, proprio perché sarà un corso che prevederà anche una chiacchierata letteraria collegandoci appunto alle black wing, che erano le matite preferite da moltissimi scrittori nordamericani. Potrete scegliere il quaderno, l'elastico e la matita che preferirete, la riceverete a casa prima del workshop. Ci avete fatto moltissime domande su questo workshop, per cui abbiamo pensato di girarle direttamente a Deborah. Conoscendola un pochino meglio, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, spero che vi sarà utile, insomma, per capire meglio che cosa andremo a fare insieme il 16 marzo. Siamo in compagnia di Deborah, che terrà il workshop del 16 marzo. Allora, la prima domanda è: chi è Deborah? Tanto grazie per avermi invitata in questa chiacchierata. Prima di tutto io sono una lettrice. Vivo tra i libri e tra le storie da sempre, in pratica sono proprio custodi di ricordi, di famiglia, di affetti, è un qualcosa che mi ha sempre accompagnata. Poi nel tempo le storie e i libri sono diventate un lavoro anche, che oggi comprende molte cose, gli articoli, le interviste, gli approfondimenti, gli eventi, le attività culturali, i social anche in qualche modo, le docenze, workshop, corsi. Però sì, direi che se dovessi definirmi, prima di tutto mi definisco una lettrice, questo sempre. E se fossi un libro, che libro saresti? Allora, è una domanda, bellissima, lo so. Esatto, bellissima davvero, ma molto difficile, perché penso che ogni giorno potrei cambiare risposta a questa domanda. Allora, oggi ti direi, ma sono preparata, ce l'ho anche davanti a me, oggi ti direi questo libro qua, The Boy, The Wall, The Mole, The Fox and the Horse. È di bellissimo, Charlie. Io ce l'ho con i bambini e lo leggo con i bambini, bellissimo. È bellissimo, bellissimo, sì. Credo che oggi sarebbe la risposta giusta a questo libro, perché racchiude un po' tutto quello che sono e come guardo le cose nel mondo in generale, quindi la curiosità, la gentilezza, spero, insomma quel modo di guardare alle piccole cose, ad apprezzare anche le piccole cose, l'ironia, vabbè, l'amore per le torte anche, lo possiamo dire, che c'è qua dentro. Però sì, credo che mi rappresenti un po', oggi, perlomeno oggi, questo libro credo che mi rappresenti un po'. E se invece volessi raccontare in breve che cosa si farà il 16 marzo? Mi piace pensare così, che il 16 marzo, nello spazio di questo workshop, e quindi queste 3 ore abbondanti che avremo, partiremo per un viaggio, armate e armati di taccuini, matite e di libri di storia, ovviamente. Perché anche perché il connubio, secondo me, tra cartoleria e storie e libri è un qualcosa che ho sempre adorato ed è un'occasione bellissima, quindi di metterle insieme. Qualcosa che mi affascina sempre molto. Non c'è scrittura, secondo me, quindi non ci sono storie senza book journal, senza taccuini. Noi da lettori, il 16 marzo vorrei ragionassimo su come organizzare efficacemente, nella maniera più adatta a noi, poi perché per ognuno è diverso, su come organizzare un book journal che ci possa fare compagnia, no? E accompagnare proprio nel corso delle nostre letture, anche dopo, anche a libro terminato, anche a distanza di tempo. E poi, e perché no, anche tenere traccia dei libri che abbiamo abbandonato, perché capita nella vita del lettore comune di iniziare un libro e non terminarlo, è un diritto, no? Come diceva Pennacchio.
Slack. Partiremo da questo, da questa parte, dal discorso sul book journal, come realizzarne uno che sia per noi il più efficace possibile, e poi facciamo un viaggio proprio nella letteratura nordamericana, che è una delle mie grandi passioni insieme a quella inglese, ed è appunto un viaggio attraverso, prendendo in prestito e addentrandoci nelle storie, tra le voci di alcuni di quelli che sono i miei autori fetiche, in qualche modo forse anche un po' rappresentativi della letteratura nordamericana. Mi piace pensarlo così, una piccola selezione ovviamente, però è l'area che mi sembrava anche la più adatta proprio ad esprimere al meglio questo connubio tra cartoleria, le Black Wing ovviamente, che da lì poi tutto parte, l'idea e questo viaggio, e quindi appunto le storie che ho proposto. Ecco, mi collego ad una domanda che in realtà mi è stata fatta su Instagram. Per partecipare non è necessario essere degli appassionati di letteratura nordamericana, nel senso che sarà una chiacchierata, quindi potrebbe invece essere uno spunto per conoscere qualcosa di nuovo. Mi sbaglio o è così? No, assolutamente. Guarda, forse se posso azzardare, il corsista ideale di questo workshop è proprio quello che non ha mai letto nessuno dei libri o degli autori che ho citato, perché sarebbe una scoperta, sarà una scoperta insieme, e allora il viaggio forse in quel caso lì ha ancora più senso. Ciò non toglie che ovviamente anche chi li ha già letti, chi li conosce per sommi capi o in maniera più approfondita può partecipare al workshop, però diciamo che non avere una conoscenza pregressa non esclude assolutamente dal corso, anche perché non è un corso pensato per in modo specialistico, pensato per chi abbia già delle conoscenze pregresse, né di book journal né di letteratura nordamericana. Quindi assolutamente si può partecipare anche se non si è neanche mai sentiti nominare questi autori, anche perché forse non tutti quelli scelti sono poi così famosi quantomeno nel nostro paese, quindi no, può essere un bel modo scoprirli anche insieme in questo dialogo confronto. Anch'io ho una grande passione per la letteratura nordamericana, però parteciperò molto molto volentieri. Volevo invece sapere del tuo book journal. Come è iniziato? Se è iniziato per necessità lavorative o se è iniziato proprio per piacere tuo, e poi ovviamente si è sviluppato anche a livello lavorativo? Ho sempre letto, da che ho imparato a leggere, ho sempre letto, i libri sono sempre stati con me, e credo anche di avere praticamente sempre avuto un book journal, senza sapere che fosse un book journal effettivamente, nel senso che ho sempre affiancato alla lettura una parte di scrittura, perché è attraverso la scrittura che mi sembra di ragionare meglio sulle cose, di fissare meglio le cose, anche quindi quando non era un lavoro, ma semplicemente una passione, che poi è rimasta tale, anche una passione. Quindi ho sempre avuto un book journal, che non era ovviamente come quello che ho adesso, che come quello che ho negli ultimi anni, perché da quando è diventato anche lavoro, da quando la lettura, la letteratura e le storie sono diventate anche lavoro, ho bisogno di fissare cose diverse, cioè ne ho proprio un'esigenza lavorativa di utilizzare il book journal, però sì, è qualcosa che mi ha sempre accompagnato. Oggi senza dubbio non potrei farne a meno. Nel tempo ho trovato la dimensione mia, ho trovato come creare quello che per me è assolutamente funzionale ed efficace, però appunto per me non esiste lettura, per piacere o meno, non esiste lettura che poi non finisca sul book journal, ed è qualcosa che mi sia stato insegnato ad utilizzarlo, mi sia stato detto devi tenere un book journal, è qualcosa che per me è sempre stato naturale avere, ecco. E poi si curiosa, si fanno esperimenti, si prova, ho trovato la mia dimensione, vediamo se riesco a farvi trovare poi la vostra effettivamente. E quindi la domanda successiva in realtà viene naturale: perché consigliare a qualcuno a cui piace leggere di tenere un book journal? Ma io appunto ti rispondo come mi rispondo da sola, nel senso perché io lo tengo, prima ancora dicevo di farne poi un mestiere nell'ambito della lettura dei libri, perché secondo me davvero, e questo forse è molto soggettivo, non lo so, però davvero per me funziona molto bene scrivere le cose, io sono una anche da agenda, da taccuini, cioè io devo scrivere, sennò mi dimentico le cose, cioè, ma proprio dimentico le cose anche importanti effettivamente. Quindi sì, assolutamente, e mi serve tenere traccia, anche perché poi mi piace fare questi viaggi nella memoria, no? Poi a distanza di tempo andare a rivedere un libro che ho letto, che cosa ne ho scritto, cosa ne ho pensato, a che cos'altro l'ho collegato, quindi per me sì, serve a dare
a far vivere anche un po' di più quel momento della lettura, a fissare le cose. Per me può essere importante, perciò anche appunto per chi non lo faccia per mestiere, anche per chi legge per pura passione ed è bellissimo, proprio per capire anche nel tempo che tipo di lettori siamo, per avere un po' un certo ordine durante la lettura, Sì, no? perché poi le Sapere. letture che facciamo in realtà riflettono il periodo che stiamo vivendo. Esatto, secondo me è bello anche a distanza di tempo poi andare a rivedere in quel momento lì cosa ho letto, cosa ho pensato di quel libro, a seconda poi uno come lo costruisce, cioè io lo costruisco in maniera meno emotiva, diciamo, no? Il mio personale di lavoro lo costruisco in maniera più accademica forse, non lo so, da appunti scolastici, ecco. Però se invece lo si costruisce in un altro modo, anche dando spazio all'emotività, alle sensazioni che ci ha suscitato la lettura, può essere bello a distanza di tempo poi andare a rivedere. Quindi secondo me è un po' una forma di diario, ecco, per me il book journal è anche un po' una forma di diario, perciò mi sento di consigliare l'utilizzo di un book journal anche in questo senso, per tenere traccia di noi, di quello che leggere ci piace, direi se siamo a questo corso ci piace, quindi penso che sia bello tenere traccia della nostra vita di lettori in qualche modo. E quando leggi sei una di quelle persone che sottolinea a matita, penna, fai alette alla pagina, tieni il segnalibro, oppure i tuoi libri sono intonsi, tenuti perfettamente? Io faccio esattamente tutte le cose che quelli che fanno il mio mestiere dicono di non fare, quindi sì, cioè per me il libro è un oggetto meraviglioso, ma il mio libro è vissuto, cioè non è un oggetto non è un feticcio, cioè per me è assolutamente da vivere, quindi io sì, sottolineo a matita, rigorosamente a matita con la mia black wing, perché appunto è la matita più utilizzata dagli scrittori del New Yorker, sai mai che nella vita insomma non ci finiamo, no? Ah, Quindi certo. utilizziamo quella, non si sa mai. Quindi no, assolutamente, io sottolineo a matita, prendo appunti, perché io in realtà il book journal è una cosa che utilizzo alla fine della lettura, ci lavoro alla fine della lettura. Quindi durante la lettura per me il libro è sottolineare, prendere appunti, note a margine, rigorosamente a matita. Faccio orecchiette, perché appunto magari devo segnare una Anch'io per pagina in particolare, cioè per forza di cose uso post-it colorati e disordinati, però l'aspetto negativo, non lo so, è che ho una mania, non presto praticamente mai i miei libri, li presto a pochissime persone, madre e compagno, e stop, un po' perché poi non mi vengono restituiti, un po' perché il fatto forse anche che io li viva così tanto i libri, poi mi fa pensare, oddio, ma uno poi che va a leggere un mio libro e ha visto che magari ho sottolineato proprio quel passaggio, chissà che idea si fa, quindi non lo so, è una roba molto personale, e poi appunto io ci posso scrivere, sottolineare, fare quello che volete, ma guai gli se lo altri qualcun no. altro. Eh No, beh, questo assolutamente, sono d'accordo. assolutamente. Io tra l'altro prima ancora del book journal in realtà avevo il libro nero, quello del a chi ho prestato cosa e quando mi dimenticavo di scrivere lì sono libri che non ho più rivisto. Come mai questa passione per la letteratura inglese nordamericana in particolare? Non è che abbia ricordo del giorno esatto in cui ho detto da grande voglio specializzarmi in letteratura inglese o nordamericana, però ricordo il periodo perlomeno quando ero alle superiori in cui si leggeva tantissimo, ovviamente anche letteratura italiana, che continua ad essere una parte della letteratura che sicuramente va approfondita. Però ricordo quanto mi sembrasse liberatorio leggere, non lo so, Kerouac, Hemingway, Flannery O'Connor, o anche appunto i grandi classici vittoriani, per stare, no, nel Regno Unito, perché da una parte mi sembrava che, leggendo la letteratura nordamericana, mi sembrava che la pagina diventasse incendiaria, che aprisse proprio squarci, cioè leggevo e È pensavo, ma davvero si può scrivere così? Cioè è meraviglioso, vero. ma veramente si può scrivere in questo modo, si possono dire queste cose. Quindi proprio quell'idea di libertà, di sperimentazione assoluta mi ha sconvolta come giovane lettrice, e poi da lì, forse perché invece nella mia cerchia c'erano meno persone che si occupavano di quello, io ero così appassionata, ho iniziato a leggere, approfondire, interessarmi, poi mi sono indirizzata sempre di più con gli studi in quel contesto, poi ho scoperto i racconti, ma lì è un'altra storia, poi magari ci sarà un'occasione. Io sono una Comunque, grande fan dei racconti. sì, con i Anche ne avevamo già racconti per chiacchierato forza, forse di questa sì. cosa. Poi finisce che hanno poco mercato e quindi si pubblicano anche meno.
però secondo me i racconti Sì. sono la grande cosa. Io un grande fan, e quindi se ami i racconti, per forza di cose prima o poi arrivi o passi dalla letteratura inglese in qualche modo, anglo-americana. Certo. E quindi sì, io già ero in quel settore lì, in più appunto da questa grande passione per il racconto, perciò non potevo farne a meno, è diventato proprio il mio settore. Poi leggo a volte anche altre cose, per carità, mi capita di organizzare eventi con autori italiani e quindi insomma. Si legge anche la letteratura italiana, però non è il mio, mi sento molto poco competente in quel settore lì, quindi lascio a chi è più capace di me, assolutamente. Ultimissima domanda. Quale potrebbe essere il libro con cui iniziarsi alla letteratura nordamericana, secondo te? Allora, anche questa è una domanda bellissima e difficilissima. Allora, no, io ti dico, più che un libro, ti dico un'autrice, che se qualcuno guarderà questa intervista e mi conosce, sa già dove voglio andare a parare, perché dovessi pagare pegno ogni volta che dico il nome di questa autrice, sarei sul lastrico. No, Shirley Jackson. Secondo me è partire da Shirley Jackson, che è un'attrice che io amo tantissimo, e mi fa un po' rabbia quando viene incasellata solo nella scrittura, nella letteratura semigotica, diciamo, no? Perché secondo me chi dice questo non l'ha letta, cioè non ha letto tutto di Shirley Jackson. Io invece consiglio lei per partire da questo viaggio, come dire, no? Per la letteratura nordamericana, perché basta pensare a quella raccolta di racconti, La luna di miele di Mrs. Smith, e ti rendi davvero Quello conto non della l'ho polifonia, è una meraviglia letto. assoluta, Adesso perché lo ti rendi provo. conto della polifonia e della vivacità intellettuale di questa scrittrice, che è capace di passare dal registro gotico, appunto, quasi horror per certi versi, all'ironia, allo sketch, del quotidiano, e una brutalità latente che mi fa impazzire assolutamente. Oppure, tutt'altra cosa, oppure se invece stando al romanzo o ad altri tipi di narrazioni, penso a Elizabeth Strout, che è una delle mie autrici contemporanee preferite. Tra l'altro è Anche a me stato piace molto. meravigliosa. Poi io ne conservo un ricordo veramente speciale anche di un'intervista che le ho fatto un po' di anni fa, e mi ha colpito proprio la persona dietro alla scrittrice, sì, una grazia, quella stessa grazia che ritrovo nei suoi libri, quel modo di guardare le persone, di osservare veramente, guardare le persone e poi riportarle sulla pagina. E poi Zadie Smith, tutte donne per caso, citato, perché mi piace molto la scrittura delle donne. Zadie Smith perché, beh, tanto perché mi fa sentire stupida, perché cioè, proprio lei viviamo nello stesso mondo, perché poi alla fine viviamo nello stesso mondo, ma io non vedo nulla a quanto pare, perché lei è capace di una Vero, ha una goccia capacità di di pioggia visione. straordinaria, è un'intellettuale vera, secondo me, moderna, ma vera come pochi altri ci sono oggi. E poi sì, perché ha davvero questa capacità di osservare e di analizzare il mondo, anche le sue storture, in maniera davvero efficace, e poi sa giocare molto bene cioè plasmare molto bene le parole, usare le parole per veicolare la storia nel modo più efficace. Quindi sì, io partirei un po' da lì. Poi oggi ti dico questo, la prossima volta ti potrei dire altri 1.000 autori. Grazie Grazie mille e a ci te. vediamo il 16 marzo. Ci vediamo in classe, grazie. Ringrazio ancora Deborah per questa bella chiacchierata, spero che sia stata interessante anche per voi, fatemelo sapere, vi aspetto nei commenti, lasciate un like e ci vediamo il 16 marzo. Ciao!